sai che in Puglia? Vi porta nel museo sempre aperto nei vicoli del centro storico. Il racconto di Alessandro Campanella e di alcuni artisti, opere dipinte su porte, ispirate alle storiche badesse. Iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, anche un mi piace ci aiuta. Buona visione! Sai che in Puglia c'è una pinacoteca a cielo aperto? E si trova a Castellana Grotte. Infatti ci ospita oggi vicepresidente della Proloco di Castellana Grotte, Alessandro Campanella, che ci invita a fare questo fantastico itinerario delle porte della Badessa. Alessandro, ma di cosa si tratta? Si tratta di un'estemporanea artistica all'interno del centro storico. Abbiamo decorato delle porte, oggi siamo a 32 porte e contiamo di farne ancora altre nel tempo. Che sono queste porte? Sono delle vere e proprie opere d'arte che hanno riqualificato gli ambienti di queste strade. Porte di legno e di ferro, la maggior parte legno marcio, ferro arrugginito. Obiettivo quello di rendere bello il brutto, ma anche quello di avere un luogo sempre aperto a chiunque, al cittadino e al turista. E non resta che fare un viaggio. Infatti Alessandro, abbiamo avuto fortuna di riprendere e di registrare, intervistare alcuni artisti e durante il servizio li vedrete. Allora, non vedo l'ora, cominciamo? Cominciamo. Prima di iniziare il nostro viaggio, Alessandro, spiegaci un po' in due parole chi erano le badesse. Donne molto potenti che hanno governato il nostro territorio per 500 anni, hanno sostituito il vescovo e sostituivano anche la nobiltà perché avevano questo grande potere tra le loro mani. Un gruppo di donne dal 1266 al 1810 che governava la parte spirituale e temporale di Castellana Grotte. Mi viene spontaneo di chiederti, ma com'è che ma chi le ha dato il potere a queste donne? Non è che si sono formate così? Beh, erano un gruppo di donne venuto dalla Grecia, approdato a Brindisi, e questo gruppo di donne ha avuto direttamente il potere dal Papa del tempo, Clemente IV, perché trovò un posto, un riparo per queste donne a Conversano, San Benedetto in Conversano, un monastero abbandonato ormai da qualche tempo, ma che aveva dei privilegi questo monastero, ed erano proprio quelli del potere temporale e spirituale, e quindi dandogli questo spazio, questo luogo, annessi poteri. Ci troviamo sotto un arco, ecco perché si potrebbe sentire un leggero eco. E, Alessandro, io qua mi aspettavo una suora e non certo una superwoman. Ebbene, bisogna avere anche un po' di fantasia nel vedere queste opere, perché il pittore ha voluto unire due simboli. Mi dici non è una suora? E l'ha voluto unire a un simbolo molto conosciuto, Wonder Woman, due donne che rappresentano una la forza, il mito, e l'altra la storia, una storia molto potente. E quindi un po' il desiderio del pittore di unire questi due simboli, di creare una situazione diversa dal solito, originale anche in alcuni tratti. Ha unito diversi simboli nella sua opera, tra cui anche il simbolo geografico che rappresenta il nostro territorio, questa Wonder Woman badessa che è inserita nella cornice delle grotte di Castellana. E poi quel rosone che vediamo alle sue spalle rappresenta sì il rosone di una chiesa, ma in una posizione diversa lo potremmo anche paragonare all'unica apertura delle grotte di Castellana, la grave delle grotte di Castellana, quindi la luce che riflette i passi di questa badessa. Conosciamo l'opera di Antonio Lanera. Antonio, cosa vorresti rappresentare con questo disegno? Questo disegno, questa porta, questo dipinto, è un omaggio a mio padre, Marco Lanera, che era uno storico. Si è occupato approfonditamente sia delle fonti per la storia di Castellana, ma in particolare ha pubblicato una serie di documenti in un libro che si chiama Lettere della Badessa, pubblicato nel 1984, in cui sono raccolte e commentate diverse lettere della corrispondenza ordinaria del monastero di San Benedetto.
in questo disegno c'è anche tuo padre che sarebbe di là o che ne so, sono... Diciamo c'è una piccola storia che ho costruito. Allora, mio padre era un appassionato anche di processioni, quindi organizzava le processioni a Castellana per tanto tempo ed era un confratello del Carmine. Quindi ho scelto di rappresentarlo vestito da confratello, con un disegno un po' quasi dei tratti infantili, e poi invece nella seconda anta l'ho rappresentato, diciamo, in silhouette, in un abbigliamento quasi spagnoleggiante del Seicento, in cui porge in omaggio alla badessa, ho immaginato, ovviamente una storia immaginaria, il suo lavoro di lettere della badessa. Sono partita questa buca delle lettere che era già presente sulla porta, e quindi da lì ho dato, diciamo, sfogo alla fantasia. Invece nel riquadro in basso c'è come una novizia, una monaca, è quasi attratta con questo movimento, come se fosse attratta e assorbita dal monastero, perché erano monache di clausura, e quindi, diciamo, ho stilizzato anche in quel caso il monastero di San Benedetto. Invece nell'ultimo riquadro ho rappresentato una finestra con le grate, in cui all'interno si intravede sempre in silhouette una monaca. Diciamo, l'intento è un po' quello di suggerire l'idea della clausura, il dentro e il fuori. Ecco. Grazie. Prego. Le suore di clausura non avevano possibilità di fare la loro vita privata, di innamorarsi, è vero Alessandro? È vero, infatti in questa situazione si mette in risalto la realtà e il sogno, la passione. C'è la realtà, che è quella raffigurata da una badessa, però al suo interno, su proprio il cuore, viene rappresentato quello che è il sogno, è un uomo e una donna, il sogno dell'amore, di una compagnia che un po' tutte le donne vorrebbero, ma che loro non hanno mai avuto. E poi c'è anche quel cielo stellato intorno che fa da sfondo, proprio per un sogno. Vediamo l'opera di Maria Nitti. Qui vicino a me c'è lo schizzo, che giustamente viene riportato sulla porta, e chiediamo adesso a Maria cosa voleva rappresentare. In pratica voglio rappresentare la vestizione delle novizie, che a quell'epoca comunque le figlie dei nobili non potevano avere una vita normale come le persone normali, ma per evitare di dividere la loro proprietà le costringevano a diventare suore. E di conseguenza in questa opera voglio far notare la privazione che tolgono i vestiti da nobili, li tagliano i capelli, quindi queste povere ragazze avevano come un trauma, diciamo, ed erano costrette, tra virgolette, dai genitori e non avevano nessuna scelta. È molto bello. E domanda, lo sfondo invece di che colore sarà? Si trova in una stanza. Quindi. E di conseguenza ci sarà una grata, che c'erano delle grate molto piccole che non potevano passare neanche le mani per evitare di avere contatto con l'esterno. Quindi è una camera, devo fare qui degli abiti, e lei, la ragazza, è al centro e di conseguenza verrà, diciamo, il colore di una stanza. Grazie. L'abbiamo già detto, ma lo voglio ribadire ancora, che ogni artista è stato libero di interpretare badessa a suo volere, è giusto? Giustamente. La pittrice in questo caso ha voluto riprodurre Damietta, è la prima suora che è arrivata nel territorio, si è trovata investita di un grande potere, abbiamo già detto, un potere molto pesante. Pensiamo a una donna che prima non era nessuno e poi diventa una donna molto potente, quindi anche dall'espressione, dal volto di questa badessa la vediamo un po' timorosa, ma ci sono anche qui dei simboli interessanti. Sappiamo che le badesse avevano un guanto con un anello che rappresenta anche quello il potere vescovile, e loro erano vescovi sul territorio, e questo anello che gira intorno come se fosse un'orbita ha un simbolo che conosciamo, il rosone. A prima vista un quadro con tanti quadri.
Eh sì, perché questo rappresenta diversi momenti, stati d'animo, emozioni, simboli. Ci sono delle candele, tipiche delle cerimonie liturgiche. C'è un guanto con un anello, anche quelli simboli di un potere, il potere badessale. E poi tanti quadri. Un po' il pittore ha voluto dare libero sfogo all'immaginazione di chi lo guarda. E quindi lasciamo immaginare chi guarda questo quadro nel raccontare quello che ritiene. Ogni quadro, ogni porta ha una sua tecnica. Sì, in questo caso la pittrice ha voluto rappresentare diversi ambienti e diversi personaggi. C'è una riproduzione degli archi, quelli nel monastero di San Benedetto in Conversano sono gli archi, in particolar modo quelli, del giardino, e lo capiamo anche da una ombra di un albero. Quindi quello rappresenta il giardino. E poi ci sono due persone su quegli archi. Immaginate un po' voi cosa possono raccontare, che storia possono raccontare. E poi c'è una tavola, c'è un candelabro, ci sono un gioco di colori. Anche qui lasciatevi meravigliare dalle vostre ispirazioni e sogni. Secondo voi, dov'è la badessa qui in questo quadro? Ve lo dico io. In questo quadro è rappresentata in tanti piccoli punti, sono tante piccole badesse che sono racchiuse in una gabbia che rappresenta la costrizione di questa vita monacale, questa vita di clausura, ricordiamo, suore di clausura. E poi c'è questa mano, questo guanto rosso che è il potere vescovile, ma che regge proprio la gabbia, quindi questo potere che le imprigiona. Alessandro, e se qualcuno vuole venire a visitare le porte, cosa deve fare? Bene, allora, questo progetto dà la possibilità a chiunque di poter visitare questo museo a cielo aperto. C'è la possibilità di scannerizzare dei QR code vicino alle porte, dove potranno vedere l'immagine, la storia e quant'altro. Possono contattare la Proloco, che organizzando questo progetto potrà spiegare loro anche dei retroscena. Oppure contattare delle guide abilitate dalla Regione Puglia. O c'è anche la possibilità di viverle proprio in solitaria. Vivere questo tragitto e questo itinerario in famiglia, con amici, liberamente, lasciandosi meravigliare da queste porte. Bella idea. Ora invece vediamo l'opera di Pino D'Alena. Pino, ho visto che non è ancora del tutto finito. La parte da concludere è un elemento peculiare di questo lavoro. Che si compone, diciamo, di due parti essenziali: la presenza della badessa, che è insomma il fulcro di questa manifestazione, ma anche sul retro, in quello che sto realizzando, la grata, che rappresenta invece la clausura alla quale le suore erano sottoposte, una clausura abbastanza dura. E infatti questa grata, lo si vedrà al lavoro concluso, è molto fitta, le barre sono molto vicine una all'altra, per cui non era possibile neanche infilare una mano attraverso la grata. Quindi le suore, poverine, non avevano neanche la possibilità di un minimo contatto fisico con i parenti, con i fratelli, i genitori, proprio perché questa grata era una chiusura verso il mondo, una clausura. Pino, visto che hai rappresentato, diciamo, una persona importante qui, volevi dire che anche per persone importanti era difficile incontrarsi con il mondo esterno? Beh, no, assolutamente. La badessa disponeva di un potere e di una capacità di muoversi assolutamente al di là di quello che potevano fare le suore di clausura. La badessa, anzi, godeva di benefici che erano addirittura definiti monstrum Apulie, cioè aveva dei benefici che andavano oltre le normali consuetudini della Chiesa e non solo della Chiesa. In pratica aveva le funzioni di vescovo, quindi un vescovo donna, in un momento storico dove già adesso le donne hanno ancora dei problemi, ma allora lo era molto molto di più, ma non solo. Loro dovevano avere il baciamano da parte del clero di Castellana, che all'elezione della badessa
doveva recarsi a Conversano, pagare le decime o portare selvaggina, animali, qualcosa che, insomma, che rappresentava un certo valore. E andavano a Conversano i preti di Castellana, dovevano baciare la mano alla badessa. E non era tanto il baciamano in sé che dava fastidio al clero di Castellana, quanto il fatto che lo dovevano fare in pubblico. Lo dovevano fare in pubblico e quindi era, come dire, tra virgolette, un'umiliazione, un disonore per degli uomini, per dei maschi che dovevano asservirsi ad una donna. Grazie Pino. Questa badessa, secondo voi, è religiosa oppure infernale? È una badessa peccaminosa, perché la pittrice ha voluto mettere in risalto degli aspetti un po' particolari. Parliamo di suore di clausura che solitamente avevano dei vestiti così lunghi che dovevano coprire ogni angolo del corpo, ogni particolare del corpo. Invece la pittrice ha messo in risalto proprio il fianco, quel lato sensuale di una donna che ovviamente loro non potevano esporre, e quindi una libertà concessa proprio dalla pittrice. Ma che sia peccaminosa lo vediamo anche dal pastorale, questo bastone del potere vescovile che ha una forma strana, ma è anche coperto di spine simboli del peccato. E poi c'è anche il colore. Guardiamo le opere, qualsiasi opera d'arte, guardiamo anche il colore. Il colore rosso che qui è rappresentato può rappresentare il sangue, la passione, l'amore, il fuoco o qualsiasi cosa che voi possiate ritenere. Notate che le porte non sono lisce e in questa porta in particolare si vede questi rilievi proprio difficili da realizzare, veramente un'opera d'arte. Sì, diciamo che i pittori si devono attrezzare su una base che non conoscono prima. Loro realizzano un bozzetto rispetto a quella che è la porta. Infatti ci sono diverse situazioni, la maniglia oppure la buca delle lettere, ma ci sono anche aggiunte, scelte di aggiungere qualcosa. In questo caso ha voluto aggiungere una cornice che racchiude quella che è uno specchio, lo specchio dell'anima, di chi guarda e della sua badessa. E questa è una tecnica collage, perché l'indicazione data ai pittori è quella di rappresentare la badessa, direttamente o indirettamente, ma con la tecnica che loro preferiscono, perché l'arte è arte e non va contestata. Questa porta non mi sembra abbastanza completa? E invece è completa, è volutamente realizzata così, anzi è tra le prime opere realizzate nel 2018 in queste tre edizioni, tra le prime. Perché è completa? Il pittore ha voluto dare un senso un po' più particolare, etico, morale. Questa è un'anima, lì è Dorotea, ma non è solo Dorotea. Perché? Perché Dorotea è realmente esistita in 500 anni di storia del monastero di San Benedetto in Conversano. L'unica suora che è riuscita a fuggire è Dorotea, fuggita per amore del proprio cugino Don Radolfo Caraffa di Noia, noi Cattaro, fuggiti a Venezia. Però il pittore non ha voluto rappresentare solo Dorotea, è per questo che non ci sono occhi, labbra, non ci sono lineamenti ben definiti, ma è tutta bianca, è un'anima, l'anima di tutte quelle suore che non volevano quella vita di costrizione, vita imposta, e quindi l'unica che è riuscita a fuggire, ma tante che volevano fuggire, rappresentate tutte in un'unica opera. Alessandro, ma come fanno gli artisti a conoscere questa storia? Come organizzazione, ad ogni edizione realizziamo un incontro con il nostro direttore scientifico, il dottor Antonio Fanizzi. Lui è uno storico appassionato della nostra storia, delle badesse in particolare, tante pubblicazioni e tanti studi ha realizzato su questa storia. E quindi i pittori si lasciano emozionare e trasportare da questi suoi racconti. Da lì nascono i bozzetti che poi vengono realmente realizzati su queste porte. Ma lei è una badessa o una suora?
Anche lei è una badessa, però la pittrice ha voluto creare un falso storico, se vogliamo, perché questa situazione non veniva mai nella realtà. Il nobile non si trovava con la badessa, due grandi poteri che si dovevano per forza contrastare, quindi non si incontravano mai. Allora la pittrice li ha voluti unire per dare un senso di incontro tra l'uomo e la donna. La donna potente, che è sempre una badessa, e lo vediamo da uno dei simboli del potere vescovile, che è il pastorale, e dall'altro lato c'è questo nobile, e che lui sia un nobile lo capiamo dal mantello con lo stemma di Castellana Grotte del nostro comune e dalla corona. Vediamo l'opera di Marisa Netti. Marisa, cosa vorresti rappresentare con il tuo disegno? Certo, io mi sono soffermata su una tematica un po' particolare ed è la perdita del potere badessale. Nel 1810 il decreto di Murat ha definitivamente abolito questa figura e quindi per poter rappresentare questa decadenza ecco, della badessa, in qualche modo, come il dipinto rappresenta, volano i simboli del potere badessale. Va via la mitra, va via l'anello e cade il pastorale. E quindi per un miglior impatto visivo, insomma, siccome l'arte deve parlare e ha un linguaggio dei colori e dell'immagine, è questo, perdita del potere badessale. Grazie, molto interessante. A voi, grazie a voi. Questa badessa sembra più sicura di sé. Sì, l'espressione è sicura di sé, ha uno sguardo molto fisso, come un imperatore. E infatti qui il pittore ha voluto dare risalto a quello che è il secondo potere di una badessa, non tanto quello spirituale ma quello temporale. E vuole rappresentare un po' la badessa imperatrice, sì, anche quel colore preminente del giallo oro e l'espressione. Tanti simboli che vogliono dare anche questo significato. Questo dipinto mi sembra una scena realistica, veramente accaduta. Sì, avveniva nella storia. Questo è il bacio a mano, perché i sacerdoti, il clero maschile in generale, doveva andare dalla badessa, prostrarsi alla badessa e baciarle la mano. Questo cerimoniale venne istituito nella fine del 1500 e fu una costrizione per il clero maschile, non fu per niente accettato. Da lì partirono ulteriori contese perché non potevano accettare di essere sottomessi a una donna, al potere di una donna, piegarsi e farlo anche davanti al popolo. Qui invece vedo tante donne di ogni epoca. Sì. Innanzitutto il pittore o l'artista in questo caso ha utilizzato la tecnica del collage, ha unito tante donne, perché consideriamo che si suol dire che dietro un grande uomo c'è sempre stata una grande donna. Vi dico, le donne sono state in prima linea e dietro le quinte, e questo ce lo rappresenta dal vivo, perché ci sono donne importanti come l'imperatrice bizantina Teodora o anche suore semplici, suore del periodo templare. Tante donne nella storia, nei loro diversi momenti della storia e nei diversi ruoli. Questa opera si chiama Cure Badessali. Che cosa vuol dire? Rappresenta uno dei lavori principali all'interno dei monasteri, perché erano autosufficienti, o meglio, lo dovevano essere per forza. Non potevano interagire con l'esterno, non c'era un dottore da chiamare per poter essere curate. E quindi che si faceva? Si coltivava, si raccoglieva, si classificava tutte queste erbe spontanee e non per le proprie cure. Anche qui vediamo le grotte, ma allora sono state nelle grotte oppure no? Non proprio, perché le badesse hanno terminato il loro potere nel 1810. Le grotte di Castellana sono state scoperte nel 1938, quindi diversi anni non potevano sapere neanche cosa fossero le grotte. Forse potevano sapere che in territorio di Castellana verso Putignano c'era una voragine che noi oggi conosciamo come la Grave, però loro la potevano percepire come la bocca dell'inferno, quindi totalmente diverso da quello che noi oggi conosciamo. E poi possiamo dire che la pittrice li ha voluti unire questi due simboli proprio
per dare segno del nostro territorio, il simbolo storico della Badessa e il simbolo territoriale, le grotte. E poi c'è anche sempre quel discorso più religioso, la luce che entra dalla grave che porta con sé la mitra, simbolo del potere vescovile, che illumina la Badessa della luce di Dio. Secondo voi, perché questa opera ha due facce? Ebbene, quest'opera ha un unico corpo e due facce, due volti. L'opera si chiama I volti del potere vescovile, l'uomo da una parte e la donna dall'altra, il vescovo e la badessa, due facce dello stesso potere e quindi un potere conteso per secoli tra l'uomo e la donna. Però pensiamo anche un po' più in grande, non solo il potere vescovile, qualsiasi tipo di potere è sempre stato conteso tra l'uomo e la donna. Vediamo invece cosa vorrebbe rappresentare con la sua opera Vito Lippolis. Prego Vito. La mia opera si intitola Omaggio alla Badessa ed è una riflessione che parte dal mondo antico, da quando appunto le badesse venivano elette e veniva a loro elargito dal capitolo un dono ogni elezione, quale appunto possiamo vedere due lepri e due galline il primo anno, poi in occasione dell'altra badessa invece possiamo vedere le coppie di colombi e poi in ultimo i danari. Questa riflessione portata al giorno d'oggi ci fa riflettere su quale sia la destinazione dell'uomo, cioè il denaro, e dopo cosa c'è. Rappresenta anche l'anticamera di quello che il mondo contemporaneo ci dice, cioè gli allevamenti intensivi, questo sfruttamento all'osso della natura, dove ci sta portando. Questo è l'interrogativo che lascia questa porta. È un omaggio naturalmente a Michela Murgia, che ci ha lasciato in questi giorni e appunto che ci invita a costruire il nostro mondo. Grazie. Qui badessa semplice, giovane e rilassata? Sì, una giovane badessa dormiente, infatti il sonno di una badessa, il lato più vulnerabile di una donna, non solo del suo potere, anzi tralasciato per un momento per riposarsi. In questa opera sembra che la badessa è del mare. È una badessa misteriosa, si vede un po' anche dal colore scelto, bianco, nero sono i colori preminenti. È un lato più scuro che è nascosto e un lato più definito con i lineamenti. Però anche questo pastorale diverso dal solito, pieno di curve, di insidie, perché il potere badessale poteva anche essere pieno di insidie. Osservate bene questa opera perché ha tantissimi significati, vero Alessandro? Sì, è divisa in due parti, la parte più oscura e la parte più illuminata. La parte più bassa, che spaventa molti, rappresenta le tentazioni, diverse tentazioni che colpiscono anche noi tutti i giorni. L'ira, la gola, la lussuria e così via. Tante tentazioni che le badesse, anche loro, donne fatte di carne e ossa, potevano avere. Alcune di queste venivano respinte dalla clausura, da questa rete che divideva con il mondo esterno, e altre riuscivano anche esse ad entrare all'interno della clausura. Quindi tanti simboli che rappresentano queste tentazioni. Ci dobbiamo spaventare? No, dobbiamo saper affrontare queste tentazioni, tant'è che la badessa riesce a superarle in preghiera verso Gesù, ha un crocifisso e ha una corona per le preghiere. Questo perché, chiedendo protezione a Gesù, manda su di sé i suoi mandatari, gli angeli, tant'è che la pittrice in questo caso è andata oltre la porta, ha dipinto anche il colonnato. Ci sono questi due angeli che portano la luce di Dio, come con la mitra, sempre il simbolo vescovile, potere di Dio. Questa opera sembra un storytelling magari di una giornata, di una settimana, di una badessa. Sì, quest'opera recupera diversi ambienti del monastero di San Benedetto in Conversano. C'è la parte del giardino, che era la parte interna al monastero. Poi c'è questo grande corridoio, chissà quante donne e quante badesse ha visto passare tra i suoi corridoi, queste grandi navate. E poi c'è anche
i simboli. Sul portone d'ingresso a San Benedetto in Conversano c'è questa mitra con il pastorale e poi c'è anche la mitra al di sopra come ultimo riquadro, che è proprio uno dei simboli del potere vescovile. Sembra di stare in un quadro, magari in una cerimonia? Sì, rigido cerimoniale. 1577 la badessa Isabella Acquaviva d'Aragona istituisce il baciamano, una cerimonia che vede il capitolo di Castellana, cioè tutti i sacerdoti, i monaci, dovevano andare dalla badessa, portare il proprio saluto, prostrarsi ai piedi della badessa per baciare questo anello, simbolo del potere vescovile. Questa cerimonia veniva svolta in pubblico, davanti a quanti volevano intervenire a visitare questa cerimonia, quindi anche il popolo, un'umiliazione per il clero maschile che non fu mai accettata e fu fonte anche di dissidi giudiziari. Giusto qualche informazione su questa storia, perché poi tutte le porte le potete approfondire visitando questo percorso del centro storico e visitando anche i QR code. Questa storia ci ricorda che le badesse erano anche imperatrici, che vuol dire che nel momento del proprio saluto dovevano portare una tassa, animali, macinato, qualsiasi cosa producevano per portare il saluto e per ringraziare la badessa. Una storia che avveniva solitamente nelle festività Natale e Pasqua, ma anche all'insediamento e alla morte di una badessa. Quindi pensate anche al corpo morto di una badessa baciata la mano. Approfondiamo ora l'opera del grande artista Sergio Gatti di Gioia del Colle. Prego Sergio, cosa vorresti rappresentare nel tuo dipinto? Dunque, in questo dipinto prendo spunto da i doni che venivano fatti alla badessa, alle badesse in realtà, come gesto di sottomissione. E quello che era il dono è diventata una tangente, una tassa praticamente. Prendo spunto da questo fatto storico per contestualizzare un attimo l'opera, e per cui invece di rappresentare semplicemente la badessa o quant'altro, rappresento simbolicamente quelli che sono i doni, e nel contestualizzare questo concetto riporto il dono ad oggi, cioè nel senso che il dono non è qualcosa di acquisito né permanente nel tempo. Il dono va coltivato, qualunque esso sia, che può essere un talento, che può essere le amicizie, una persona accanto, va coltivata, perché poi nel tempo c'è il rischio che ti venga tolto. Per cui quando sarà finita quest'opera si noterà che la colomba sul davanzale ha un filo che tiene l'anello della badessa, che per effetto delle leggi promulgate da Francesco II di Borbone, alla fine perde tutto, e quindi centinaia di anni di soggiogamento del popolo finiscono, come giusto che sia, proprio perché il dono che questa badessa ha ricevuto non l'ha coltivato, ne ha approfittato e ne ha usufruito poi alla fine. Questo insomma è un po' il concetto stretto, diciamo, del Sergio, non ho fatto a nessuno questa domanda, però adesso in questo momento mi è venuto di chiederti, in questa situazione, tu sei da parte della badessa o da parte degli uomini, in generale come uomini, come maschi? Io non riesco a fare una questione di genere, cioè di maschio o femmina. Il potere è a prescindere da chi lo esercita, che possa essere uomo o donna. Sono contro quella forma di potere che in qualche modo soggioga i più deboli per alimentare le brame dei più potenti. Per cui se devo vedere la badessa come le badesse come una istituzione che utilizzando uno strumento che avrebbe potuto essere anche di integrazione, ne hanno fatto uso proprio, e sono contrario ad ogni forma di prevaricazione e quindi di predominio praticamente sui più deboli.
Grazie. Questa opera forse probabilmente potrebbe essere capita dai ragazzi di oggi, più moderni, visto i colori, visto i personaggi, sembrano di oggi. Diciamo che i colori sono molto impattanti, li si vede e si può immaginare tanto con i colori, ma anche l'opera ha diversi significati in sé. Una badessa, che può essere apparentemente semplice, ma al suo capo ha questa mitra. Mitra che però diventa carcere del demonio, del male. Infatti il diavoletto nel cappello, incarcerato. Però poi c'è una mano, potremmo parlare di mano invisibile, che manovra il bene, perché è anch'esso diventato una marionetta. Tanti simboli, tanti significati per parlare di bene e di male. Questa opera l'ho già vista, infatti se avete notato per tutto questo tempo mi porto un libro appresso dove c'è questa opera, perché? Sì, abbiamo inserito una delle prime opere del 2018 sulla pubblicazione realizzata nel 2022, una pubblicazione che ha una doppia faccia, l'antico ricettario del monastero di San Benedetto in Conversano e la storia, quella del baciamano. Quindi questo libro che ha due lati, come lo giri lo puoi leggere. Ci sono le ricette che venivano realizzate all'interno di questo monastero, sono per lo più dolci o liquori, e dall'altro lato uno studio realizzato dal dottor Antonio Fanizzi sul baciamano, la storia del baciamano. Le ricette recuperate dalla nonna della professoressa Enza Orisicchio, che anche lei è stata una scolara del monastero di San Benedetto. Però questa porta ha diversi significati, perché il pittore ha voluto unire non solo un concetto realistico, ma anche un concetto spirituale. Pensiamo alle spalle di questa badessa, cosa ritroviamo? Il rosone di una chiesa che è illuminato. Perché è illuminato? Illumina i passi di questa badessa. E poi c'è questo pastorale, che è il bastone che si portavano appresso le badesse, che oggi è parte dei simboli di un potere vescovile, che anche il vescovo con sé. Però non è un pastorale semplice, perché termina con una chiave, e quella chiave poi si insedia benissimo all'interno di una serratura che il pittore ha voluto collocare idealmente nel corpo intero della badessa, sul cuore, perché quel pastorale che rappresenta la chiesa e comunque la spiritualità apre il cuore della badessa, l'anima di tutti noi. In questa opera percepisco serenità. È un pomeriggio tranquillo come tanti per le badesse. A dire il vero è fuori dal concetto, perché le badesse non potevano uscire dal monastero, erano di clausura, l'abbiamo già detto. Però la pittrice ha voluto dare ulteriore tranquillità. Un pomeriggio immerso nella natura, sotto un albero, in lettura, perché la lettura può tranquillizzare l'animo di ogni badessa. E poi nel sottofondo si vede anche a margine il monastero di San Benedetto di Conversano, quindi tanta tranquillità per la badessa e per chi la vede. In questa opera mi piace molto il volto della badessa. È un volto di una badessa consapevole del suo potere e consapevole di quello che vuole, tant'è che è in attesa di ricevere tutti coloro che andranno da lei. È seduta sul suo trono e ha un guanto. Questo è uno dei simboli preminenti del potere vescovile, e su quel guanto, che solitamente era sulla mano destra, c'era un anello. Questo anello oggi ce l'ha anche il vescovo. Teoricamente il vescovo, se gli dovesse porgere la mano, bisognerebbe chinarsi e baciare l'anello. Perché? Perché questa è la ritualità cristiana, veniva fatto anche le badesse, oggi si usa meno, ma questa è la ritualità. Vedo in questa opera che la badessa sta scrivendo. Alessandro, sai cosa sta scrivendo?
Stava trascrivendo dei libri, perché uno dei lavori principali all'interno di questi monasteri era la trascrizione, o meglio, oggi siamo abituati ad utilizzare la stampante, la fotocopiatrice. Al tempo l'unica fotocopiatrice era la mano. Bisognava trascrivere tutto con inchiostro e pennino. È qui che si commettevano gli errori. Potevano saltare le virgole, la punteggiatura, la doppia, ma talvolta si sbagliava proprio la parola o la frase intera. È così che cambiarono i significati dei libri. Però era uno dei mestieri prediletti all'interno di questi monasteri, perché davano la possibilità a chi si occupava della trascrizione e della scrittura di questi libri di poter saltare qualche momento della preghiera. Erano esentate da alcune ritualità della giornata. Sicuramente avete notato che vicino alle opere ci sono questi simboli. Cosa sono, Alessandro? Sono i simboli nobiliari, o meglio gli scudi. Questi sono tutti i simboli che hanno accompagnato i 544 anni di potere badessale. Ogni badessa nobile, perché la badessa era una nobile, scelta dalla famiglia potente del momento sul territorio, prendeva in carico il monastero di San Benedetto di Conversano. Diversi simboli sono uguali. Ora noi ci troviamo davanti all'araldica, dove sono racchiusi tutti i simboli di questi 544 anni. Diversi si ripetono. Perché? Perché quella famiglia ha governato il monastero di San Benedetto per più tempo. Ringraziamo per la collaborazione la Proloco di Castellana Grotte, Don Nicola Pellegrino e Vicepresidente Alessandro Campanella per bellissima storia delle badesse. Io vi ringrazio per aver fatto questo viaggio con me e invito tutti voi a visitare il centro storico di Castellana, a visitare il percorso delle badesse. Lasciatevi meravigliare dalla storia, dall'arte e dalla cultura. A presto! Grazie per la visione a voi, mettete mi piace, condividete questo video e sai che può interessare o coinvolgere anche te. Adesso lo sai! Infatti Alessandro, noi invece abbiamo intervistato alcuni degli artisti, degli ultimi 11 porte. Lasciamo stare 11 porte. Delle ultime porte. Insieme a vicepresidente della Proloco Castellana Grotte, che ci ospita oggi, Alessandro Campanella. Ho fatto un amministrone. No, va bene. Arriviamo alla fine. Questo dipinto Questo dipinto. Che sa quello che vuole, è un'imperatrice. Va, prego. Del potere vescovile è divisa in due parti, la parte più malvagia, e poi è seduta, è tranquilla ad attendere in attesa di tutta, no, attendere in attesa, tutti i 544 gli anni del potere vescovile. Padessale! Fuggirà alla visione. Tap, ricomincio. Ringraziamo con affetto. No, con affetto. No, vabbè. Con affetto e simpatia. Ringraziamo la Proloco, Don Nicola San Pellegrino. Beviamo.